Ciao a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video dove metto a confronto dei prodotti Labbra. I prodotti Labbra in questione sono questi qua, parto e cerco di andare veloce. Vi lascio tra le schede e giù nell'info box la playlist con tutti i video dove metto a confronto prodotti, così se siete interessati a questa tipologia di video potete guardarli. Allora, parto da dei prodotti che secondo me sono un po' inutili. Io ho provato un po' tutte le profumazioni e adesso sto utilizzando questi due da un bel po' in realtà, soprattutto questo qua al karité. Comunque sono i due balsamo labbra di della Yves Rocher, uno alla vaniglia e uno al karité. Allora, la profumazione di quella al karité mi piace tantissimo, la profumazione di quella alla vaniglia è molto tenue per fortuna, quindi non è dolce ovviamente, ma non stucca. A me le profumazioni vanigliate in genere non piacciono molto. Sono degli stick che non si sciolgono con il caldo estivo, anche se sono un po' burrosi, oleosi. Sono degli stick che non sono assolutamente nutrienti. Ne sento parlare molto bene, a mio parere sono idratanti ma neanche tanto, ecco, quindi se abbiamo le labbra secche, le labbra screpolate, assolutamente no. Questi possono andare bene da applicare così durante la giornata se siamo fuori casa, vanno bene da dare ai bambini che tanto poi li spappolano e ci giocano un po', ecco, queste sono secondo me le loro funzioni. Un prodotto è questo qua di Alverde Shimmer, era rosato, vedete, è finito comunque, rosato con dei leggeri glitter. Nell'info box mi sono scordata di dirvi che troverete le recensioni, le foto, link e prezzi dei prodotti che vi sto mostrando, così da avere più informazioni, e nelle foto che ho fatto nel mio blog vedete proprio lo stick e com'era fatto. Comunque si è leggermente lucido e shimmer sulle labbra. Per quanto riguarda l'idratazione, è idratante, però secondo me c'è di meglio. Ad esempio, quella versione di Alverde alla calendula è buonissimo, è bello nutriente, è fantastico, e quindi ecco, vi consiglio l'altro. Questo è carino da utilizzare di giorno, ma niente di che. Due prodotti che voglio mostrarvi insieme, li ho acquistati tutti e due sul sito di Eccoverde, sono di due brand diversi. Allora, uno è del brand Crazy Rumors e la profumazione è Bubblegum. Adesso la confezione, il pack è cambiato, comunque è questo. L'altro invece è di Biopark, Yummy Balm, si legge un pochino male, poi sono cieca, comunque nella profumazione limonata. Ve li mostro insieme perché per quanto mi riguarda, a livello di stick, di sensazione sulle labbra quando si va ad applicare, di idratazione, di nutrimento, per quanto mi riguarda sono due prodotti identici. Sono degli stick un po' oleosi, lasciano lucidine le labbra, sono idratanti, sono nutrienti, mi piacciono. La profumazione limonata molto buona, è gradevole, non lascia sapore sulle labbra, quindi se per caso ci lecchiamo le labbra o andiamo a mangiare qualcosa, il sapore dello stick non si sente, che è una cosa ottima. E la profumazione effettivamente è limonata con lo zucchero, cioè dolce, però la profumazione è questa, quindi questo di Biopark mi è piaciuto molto. Ci sono varie profumazioni, forse ne ho anche una alla pera, non mi ricordo. Questi Crazy Rumors ne ho provati tanti, la profumazione non ne ho mai trovato uno con la profumazione che corrisponde a quello che c'è scritto, cioè Bubblegum in questo caso è una cosa dolcissima che assolutamente non mi ricorda il Bubblegum. Quella al caffè è uguale, quella all'ibisco uguale, quindi ecco, non ho mai trovato delle profumazioni buone. Inoltre,
che ho provato di questo brand lasciano un sapore dolcissimo sulle labbra, quindi se mi lecco le labbra, se mangio qualcosa, soprattutto se salato, che è una cosa terribile, si sente il dolce, il sapore dolce di questo burro cacao. Quindi non credo che riacquisterò dei prodotti di questo marchio. Però se anche voi, perché poi a livello di idratazione in realtà è fantastico, quindi se anche voi avete avuto questi problemi come me a livello di profumazione barra sapore, ma come idratazione e nutrimento vi è piaciuto, io vi consiglio di provare questi qua di Biopark, perché sono identici, solamente che questi hanno delle profumazioni più buone e non hanno sapore, e si possono acquistare su Eccoverde. Mi sembra il prezzo all'incirca sia quello, su per giù. L'ultimo prodotto è questo stick labbra idratante emoliente della linea Delicato d'Asina La Dispensa, un prodotto certificato IAB. Questo ve l'ho mostrato nel video prodotti sì nonni, ve lo lascio tra le schede e nell'info box. È un prodotto che mi è stato omaggiato dall'azienda, è l'unico tra quelli che vi ho fatto vedere, ha un'altra, siamo su un'altra fascia di prezzo, perché mi sembra costi intorno ai 6 euro, quindi un po' più alta. Lo stick è più grande perché sono 5,7 ml di prodotto e ci vuole veramente tanto per consumarlo, perché è uno stick rispetto agli altri un po' più duro e quindi ci mette più tempo a finire. Ha una profumazione neutra, quindi adattissima a uomini, donne, bambini. È molto delicato, però è molto nutriente, molto idratante, per niente unto. Non si va a spalmare su tutto il viso se lo applicate la notte, quindi durante la notte vi rimane lì. Lo stick rimane così perfetto anche nelle giornate più calde, e trovo che sia un prodotto adatto ad ogni stagione e ad ogni tipo di pelle. È idratante ma non pesante, va bene per l'estate, va bene da applicare di giorno, ma va bene anche applicato la notte d'inverno, magari come impacco sulle labbra più screpolate. Quindi questo è il migliore tra quelli che vi ho fatto vedere per quanto mi riguarda, ma vi ripeto, siamo anche su un'altra fascia di prezzo, quindi credo che sia anche un po' normale, ovvio, un burro cacao che costa 6 euro, quasi sempre, ma non è detto, è migliore di uno che ne costa magari 1,50, anche per gli ingredienti, per come sono stati trattati, eccetera. Quindi questo ve lo straconsiglio, è adatto veramente a tutti e tra quelli che vi ho fatto vedere era il mio preferito. Fatemi sapere giù nei commenti se avete provato qualcuno di questi burro cacao, qual è il vostro preferito, qual è quello più odiato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale, in questo modo aiutate il mio canale a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!